Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Benedetta e in questo video vi faccio vedere dei metodi semplici, pratici e veloci che utilizzo io per preparare le verdure estive e farne una bella scorta per l'inverno. Siamo in piena estate, io ho l'orto che straborda di verdure, al supermercato e dal fruttivendolo si trovano verdure di stagione di ottima qualità a prezzi veramente convenienti, quindi è il periodo giusto per consumarle e prepararle in quantità. E in pochi passaggi vi farò vedere come averle sempre pronte anche quando non sono più di stagione. Cominciamo con i pomodori arrosto. Chi mi segue su Instagram e vede le mie storie sa che li preparo molto spesso perché sono uno dei miei piatti preferiti. Allora, semplicissimi. Io di solito utilizzo i pomodori San Marzano. Vanno bene qualsiasi tipo di pomodoro, basta che sia bello sodo e maturo. Quindi prendo il pomodoro, lo taglio a metà, lo sistemo bene in fila sulla graticola, poi aggiungo una bella presa di sale, due pezzetti di aglio e del rosmarino. Quindi prendo la graticola, la porto sul barbecue e li faccio cuocere senza girare per 20-25 minuti. Mi accorgo che sono cotti quando sono ben appassiti sopra e un po' bruciacchiati sul fondo. Avete un barbecue, potete tranquillamente farli sul fuoco, basterà una bistecchiera in ghisa o una piastra e farli cuocere una ventina di minuti, vengono benissimo ugualmente. Quando sono pronti li possiamo gustare subito aggiungendo un po' d'olio d'oliva. Però se vogliamo conservarli, io di solito faccio così. Prendo un normale vassoietto d'alluminio, delle dimensioni che mi servono. Metto sul fondo un pezzo di carta forno, poi sistemo i pomodori tutti in fila, senza sovrapporli. Poi chiudo il vassoietto, aggiungo un'etichetta con la data di produzione e metto direttamente in freezer. In questo modo si conservano per 6-8 mesi. E ogni volta che ho voglia di pomodori arrosto, li tiro fuori dal freezer e li metto direttamente nel forno a 180 gradi per 20-25 minuti e li possiamo gustare anche in inverno. E adesso peperoni arrosto, semplicissimi, basterà metterli sul barbecue ben caldo e girarli di tanto in tanto per farli cuocere su tutti i lati. Sono cotti dopo 15-20 minuti, quando sono più o meno bruciacchiati. A questo punto io di solito faccio così, prendo una ciotola all'interno della quale metto della carta assorbente, li metto dentro e li copro subito con un'altra carta assorbente e li lascio così ben accucciati fino al raffreddamento. Questo è un passaggio fondamentale e molto importante perché il calore e l'umidità che si produce permetterà poi di spellarli molto facilmente. Anche qui, se non avete il barbecue, lo potete tranquillamente fare sulla piastra.
Quindi quando sono completamente freddi tolgo la pelle e tutti i semi. Li faccio a striscioline e sono anche questi pronti da gustare, con un po' di sale, olio e di prezzemolo. Anche questi, per conservarli, possiamo metterli in un vasoietto d'alluminio con la carta forno sul fondo, li sistemo bene e qui li posso anche sovrapporre. Quindi chiudo la confezione, aggiungo l'etichetta con la data di produzione e li metto direttamente in freezer. Quando voglio il peperone arrosto, li tiro fuori dal freezer e li metto direttamente in forno e li faccio scaldare per una ventina di minuti a 180 gradi. Fagiolini bolliti. Per prima cosa bisogna bollire i fagiolini, poi mettiamo dell'acqua sul fuoco, al bollore aggiungiamo del sale e io metto anche mezzo cucchiaino di bicarbonato. Il bicarbonato serve a mantenere il colore dei fagiolini bello verde, quindi quando l'acqua bolle butto i fagiolini, li faccio cuocere per 3 minuti, li scolo e li tuffo in acqua fredda in modo da fermare la cottura. Quando sono raffreddati li scolo direttamente sopra un panno, li allargo bene, li copro con un altro panno e li faccio asciugare per bene. Quando sono asciutti li possiamo mettere in congelatore sistemandoli nel solito vassoietto d'alluminio, chiudo, metto la data di produzione direttamente in freezer. E quando ci servono i fagiolini basterà tirarli fuori dal freezer, buttarli direttamente in acqua bollente, farli cuocere 2-3 minuti e sono pronti. E ora zucchine e melanzane. In questo modo approfitto anche per darvi la ricetta dettagliata delle zucchine ammollicate e delle cotolette di melanzane di zia Giulietta. Per prima cosa pulisco e spello completamente sia le melanzane che le zucchine. Lo so che le zucchine non andrebbero spellate, ma in questa particolare ricetta serve a far aderire perfettamente la panatura, quindi vi consiglio di farlo. Le zucchine le tagliamo a cubetti belli grandi, mentre le melanzane le taglio a fette dello spessore di circa 1 cm. Quindi salo le zucchine e le fette di melanzane e le lascio riposare qualche minuto così si insaporiscono. Intanto preparo tutto l'occorrente per la panatura, quindi in una ciotola rompo 3-4 uova, aggiungo un pizzico di sale e sbatto bene. Poi preparo anche un piatto con la farina e un piatto con del pan grattato. Quindi passiamo alla panatura. Prendiamo le verdure e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e nel pane grattugiato e le sistemiamo ben allargate su una teglia da forno. Una volta panate aggiungo l'olio d'oliva e metto direttamente in forno a cuocere a 180 gradi per 20-25 minuti, fino a che non sono belle dorate e croccanti.
pronte, possiamo gustarle subito e sono buonissime, sia calde che fredde. Ma per la conservazione il solito vassoietto d'alluminio, chiudo, data di produzione, direttamente in freezer. Quando le vogliamo gustare le tiriamo fuori dal freezer, le mettiamo direttamente in forno e le facciamo scaldare una ventina di minuti a 180 gradi. Sono solo alcuni suggerimenti che ho voluto condividere in questo video, ma sono sicura che voi avete le vostre tecniche e i vostri consigli, quindi se volete condividerli scrivetele pure nei commenti. Spero che questo video possa davvero esservi utile e se vi è piaciuto mi raccomando mettete tanti bei like e condividete. Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo presto, ciao!